incontrato le civiltà di tutti i paesi di partenza, quindi di origine dei nostri migranti. Doveva essere un momento di riflessione su come è cambiato il fenomeno, su perché non è positivo rispetto a come è stato vissuto negli anni 60 fino agli anni 80, che ha rappresentato per noi, comunità di migranti, Mondrano, l'opportunità di risalto. Io sono figlia di migrante e grazie a mio padre che sono diventata medico. Non avrei potuto farlo se non fosse, non ci fosse stata, diciamo, questa spinta di mio padre a lasciare, ad abbandonare i miei figli, attratto da una condizione che poteva permettere il mio benessere. Ma se questo è stato un momento positivo e che era rappresentato per ognuno di noi lo strumento del risalto, oggi non è così, non è vissuto così. Quindi il momento è quello di oggi, dovrebbe servire a farci riflettere su come è cambiato il fenomeno delle migrazioni, sul perché questo fenomeno oggi diventa un elemento di vissuto con discriminazione anche in senso interno. E non possiamo non riflettere su questo partendo da dove i migranti vengono, quindi non tenendo conto di come sono i loro paesi di origine. Se noi lasciamo separato il paese di origine dei migranti rispetto alla nostra condizione di chi li accoglie, probabilmente non riusciamo più a dare il senso vero, la giustificazione vera di quello che quindi in questo momento dovrebbe servire a farci riflettere su tutto ciò. Ogni migrante lascia parte della sua vita, dei suoi affetti, in un paese povero per trovare una situazione di, migliore, che gli possa permettere di poter vivere meglio la sua condizione di povero e repressa. Qui oggi noi viviamo momenti in cui la politica, che dovrebbe essere l'elemento che è l'indicazione dei percorsi, diventa l'elemento di condizione. E quindi questo dovrebbe servire anche a creare percorsi, ad individuare insieme percorsi, di sollecitazione anche alla politica, non alla politica vissuta da Trump in questo grande momento di confronto, ma forse a chi ci rappresenta, a cambiare le leggi, che dovevano risolvere un problema ma che vanno completamente aggravate. Doveva servire anche a capire quello che c'è nella nostra comunità di contatto, non solo i richiedenti asilo, ma anche tante persone che qui lavorano in nero, ma che contribuiscono alla nostra ricchezza. Doveva servire anche a svuotare di luoghi comuni in questo momento. Ognuno di noi pensa, dietro la frase detta anche con, io dico con superficie, con leggerezza, io ringraziamo per me. La frase detta con leggerezza in un momento forse in cui la rabbia adesso no? ha prodotto tutto questo, però forse questo nasconde dei luoghi comuni ancora più pesanti di coloro che pensano che chi è qui ad Andrano toglie qualcosa a noi. Chi viene ad Andrano, i migranti che sono sul popolo d'Italia, tolgono la loro italiani. Non è così, non è così. I dati statistici dimostrano che loro contribuiscono alla ricchezza del nostro paese. Sono 7 miliardi i contributi previdenziali che i migranti lasciano sul nostro territorio, senza una politica di riscatto per quando tornano nel nostro Stato, perché non c'è una politica che può ritenere questo punto di vista. Questo era un momento che doveva servire anche a questo, doveva servire ad organizzare un nuovo welfare per tutti coloro che sono qui. Noi qui abbiamo migranti di terza generazione, abbiamo bambini che sono cittadini a tutti gli effetti, quindi la politica che deve essere sollecitazione affinché si arriva ad ottenere la cittadinanza di queste persone. Ci sono, dicono che l'altro luogo comune è che arrivano il lavoro a noi, non è così. Ci sono 282.000 imprenditori stranieri che producono ricchezza e che sono e che affrontano e danno occupazione in tutte quelle realtà dove forse un italiano non avrebbe modo di cimentarsi, forse la volontà di cimentarsi. Esiste anche il lavoro nero e quindi lo sfruttamento del lavoro nero, e questo doveva anche essere un momento di grande sollecitazione e di sfida democratica per il pratico. Ci sono quindi tutto questo, il Consiglio Comunale di oggi doveva servire a tutto questo, non a criminalizzare, non ad aggredire una frase impudente, ma forse a darci un percorso per fare in modo che poi il luogo comune non si.
abbiamo finito, faccio concludere il commento. Ancora più convinta della mia scelta di partecipare a questo consiglio, perché ritengo che abbiamo, sia pure con qualche piccolo inciampo, scritto una bella pagina. C'erano tanti rischi, lo stesso sindaco, anche ho visto che c'è una certa tensione della maggioranza che si potesse rivolgere in un certo senso contro politicamente in maniera negativa. E in realtà con questo non è stato, si è superato grazie, anche do atto grazie al grande impegno della minoranza nel mantenere la barra dritta su quello che si voleva raggiungere, che era proprio questo di un superamento, di andare oltre. Sì, c'è il momento, c'è una bellissima frase di Odero che diceva lì dove c'è il pericolo c'è anche ciò che salva. Da una cosa così negativa, più oggettivamente era una cosa negativa, questa comunità comunque ha saputo dimostrare che su questa problematica si ritrova unita, e questo io credo è un grosso risultato, consigliera. Certamente in una serata come questa non si potevano fare tutte le cose che lei auspicava, ma mi auguro che sia diciamo la base su cui costruire un'intesa comune, perché non dobbiamo dimenticare, ecco, il responsabile del terzo settore parlava di beni comuni. Più che beni comuni sono un mezzo. Dobbiamo parlare di bene comune. E che cos'è il bene comune? È difficile di dare un contenuto. Proprio recentemente sono stata impegnata ad Alessandro in una riflessione al centro del Comitato di Novello sul concetto di bene comune. Bene comune non si può determinare, è un argomento su cui si dibatte le tempi di Aristotele e di Platone. Il bene comune è quello in cui stiamo insieme come società, proprio per realizzare il bene comune, che non è una singola cosa, deriva appunto dalla dialettica delle persone e dal fatto che quando si è eletti poi si diventa non solo espressione di questo partito, ma si diventa espressione di tutta la comunità, e quindi tutti insieme, maggioranza e minoranza, devono contribuire al raggiungimento del bene comune di quella comunità. Ecco, molto spesso purtroppo nel leggere dei soldi mi rendo conto che non si fa questo sforzo. Con la seduta odierna è una prassi che si dovrebbe continuare in passato, trovare insieme dei punti di convergenza, perché quando si amministra un piccolo ente come questo non bisogna toccarsi dietro posizioni precostituite, ma bisogna, soprattutto in tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo, trovare insieme la via per raggiungere tutti insieme l'obiettivo, quello del miglioramento delle condizioni di vita della nostra società. Detto questo, io non vorrei che aggiungere altro, anche perché poi si rischia. Purtroppo il problema dell'immigrazione nel nostro paese non è un problema molto facile. Spesso scivoliamo a volte nella retorica. Ci sono tante problematiche, purtroppo, perché non dobbiamo nasconderci nel convinto che a volte ci sono delle esigenze anche di tutela e di sicurezza pubblica che vengono richieste proprio alla popolazione. Però ecco, per superare tutto questo dobbiamo partire da un atteggiamento diverso, che è quello della comprensione. Allora, solo attraverso la comprensione noi poi possiamo anche in un certo momento superare quei modi spontanei che vengono quando oggettivamente si verificano degli atti di violenza che hanno come purtroppo persone che appartengono a tanti paesi. Quindi ecco, continuiamo in questo esercizio collettivo di comprensione e di superamento delle barriere e delle differenze. Solo questa è la via che ci consente veramente tutti insieme di perseguire bene. Eccellenza, posso? Siccome siamo in chiusura e l'articolo qui doveva essere già su YouTube, qualcuno mi ha minacciato, non so, quel signore mi ha minacciato. Posso stare tranquillo, no? Non so chi è quel signore. Ti denuncio, facile. Non lo so, tu. No, tu.
tu sei qua. Ma io ti ho detto prima, quando stavamo fuori, ho detto non mi devi assolutamente riprendere. Tanto, mo devi tenere pure a Milano.